Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo è un video haul. Haul. Scritto H-A-U-L. Vedo in giro certi titoli. Non solo sbagliano in italiano, ma sbagliano anche in inglese, cioè credendo di fare chissà che cosa. Haul, H-A-U-L. Anch'io all'inizio non lo sapevo, però mi sono documentata. Ma prima. Non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look e al make. Ci ho messo un'ora e mezza, sono ancora in ferie mentre faccio questi video. Insomma, sono andata un po' in giro, non ho fatto grandi compere, però qualche video sono riuscita a fare. Allora, il trucco fatto con la Soft X di Make Revolution London. Mi sento particolarmente... Basta. La Sofix, molto bene. Ok? E visto che ho scelto un colore aranciato questa mattina, ho messo il CB96 di MAC, che è un frost. Quindi si vede bello... Vedo? Vabbè. Orecchini... Ah, beh, sì, questi sono particolari. Sono attaccati con questa catenella, ecco, fanno parte di... è un duo. Sì, le unghie le ho cambiate. Questa non è in gel, smalti normali della Kiko. Durano, stanno durando anche loro, ma che ne so io, sono bellissime, sono lunghissime, sono faffolissime, basta. La maglietta è bianca. Ah sì, quella che mi serve per andare in giro, appunto. Sì, sto facendo subito il video. E i pantaloni questi, ok? Questa è la mia divisa per andare in giro a fare compere. Ve lo ricordate, no? Molto bene. Poi. No, facciamo finta di... Allora, dove sono andata di bello? All'OVS, saldi fino al 70%, ma come al solito a me le cose fanno proprio schifo. Non diciamo parolacce, schifo si può dire, no? Schifo, molto ma molto schifo. Sono rimasta lì un pochino, aspettate che questa, ecco, diventa, inizia ad essere un po' lunga, mi dà fastidio. Sono rimasta lì un pochino e ho girato con calma, non avendo niente da fare, però vi dirò che c'è da piangere. Magari anche le mie cose, le cose che ho preso io, vi faranno schifo, però per me erano le cose che più accettabili, ecco, le cose più accettabili. Visto che adesso sono in fissa con le camicie, non solo maschili ma anche femminili, perché io sono un po' lo style, quindi un po' matta, un po' fuori dai dash, a 5 euro invece di 13, con attaccato il, come si chiama, bottoncino di ricambio, una camicia, no? Sto in fissa con le camicie, e quindi è una camicia, dietro è normale, insomma... Alle pants, mi pare. Sì, non riesco a capire se alle pants. Comunque, sì, non è neanche tanto sciancrata. Vabbè, maniche lunghe. Col bottoncino. Qui al collettino normale. Si possono lasciare aperti quanti se ne vuole. Capisci a me? Dipende da cosa una deve, dove deve andare. Ecco, insomma. Il disegno è praticamente sul blu e fucsia. Ah, dei fiorellini. Faccio vedere da vicino. Questo è il disegno. Vabbè, 5 euro. No, non li ho comprati solo perché costavano 5 euro. Perché avevo voglia di camicie. Per esempio questa è più carina. Almeno, secondo me. Beh, ma io metto anche quella, non è che l'ho presa così perché dovevo fare il video sui saldi. L'ho presa perché mi piacciono le camicie
e a quel prezzo andava bene e mi piaceva come colore, perché in fondo c'è il fucsia, capito? Così il trucco un pandan, che ve lo dico a fa, tanto lo sapete, 5 euro anche questa, sempre una S mi pare di aver preso. Questa addirittura una XS, perché ha dietro è così, quindi si apre molto e molto larga, e quindi c'era tutta una rella, giusto? Di XS. Ho detto, vabbè, allora sarà grandissima, devo prendere l'XS. In effetti, XS, eh? Anche qui bottoncini che potete aprire, taschina, no, non c'è la taschina, righe bianche e rosa. Sì, c'è la taschina anche qui. Ah, antipatica. Volevi metterla in cattiva luce, invece no. Su questo canale non si mette in cattiva luce nessuno, nemmeno gli oggetti. Niente proprio. Qui siamo tutti peace and love. Molto bene. Vabbè, dai. Carine, io sono contenta. Basta. Questo è l'importante. Ma veniamo a uno dei pezzi forti. Come potevo non prendere a 30% di sconto di, partendo da quanto, non lo so. Music sounds good at OVS, nice, partendo da non so che prezzo, ma forse c'è scritto, da 15 euro, ok, 30% di sconto fate, Vobis, non potevo non prenderla. Yeppa! Guns N' Roses, yeah! Con Appetite for Destruction. No, non potevo non prenderla. No. Assolutamente. A parte che ha le manichine corte, ma se io le metto, se metto le magliette con le manichine corte sotto una camicia, vanno benissimo. Poi, sempre riguardante la musica, sempre allo stesso prezzo, con il 30% di sconto alla cassa. Taratata! Nera purtroppo, vabbè. I Kiss! Con questa canzone. I was made for loving you, baby. You can live you loving me. Non riconoscete? I Kiss! Sì, vabbè, ciaone. Sembra sempre di parlare con mio figlio che non conosce mai i cantanti della mia epoca, ma sono sicura che i miei valorosi e temerari iscritti li conosceranno, perché hanno la mia età, più o meno. Ma come si chiama? Madonna mia. Manica sempre troppo corta, ma sotto le camicie, siamo sempre lì, vanno benissimo. I was made to love you, baby. Molto bene. For loving you. Questa è bellissima. Poi abbiamo quasi finito una cosa, manca. È bellissima per me. Non è che dovete dirmi, o dovete dirmi sì, sì, è vero, come i pazzi si dice sempre di sì. No, no. Ditemi cosa vi piace di più, se, se no. Dite, guarda, sinceramente non mi piace niente. Però gentilmente, no? Si può, perché ognuno ha i propri gusti. La S a 9,99, sti cazzi, a casa mia 10, la benzina, più la benzina che ci ho messo avanti in tre, è vicino a casa mia, però insomma questa maglietta mi piaceva moltissimo, prima di tutto per le maniche arrotolate ma di una certa lunghezza. Poi qui c'è scritto live olive. Mica life. Sentite, lasciate perdere, perché ogni tanto ho dei dubbi in inglese. Però dopo io vado a controllare, Non è che scrivo le cose sbagliate. E cosa volevo dire? Ah, poi ho una scritta qui. All you have, all you have is now. Tutto quello che hai è ora. Te capì? Barlafus. E qui invece c'è scritto Palestine, no scherzo, people wait all
Week for Friday. Tutta la gente, tutti, aspettano tutta la settimana per il venerdì. All year for summer. Vabbè, forse dovevo leggere prima questo che quello in fondo. Tutto l'anno per l'estate. All life, vedi, questa è vita. Questo è live, vivo. All life for happiness, tutta la vita per la felicità. Allora ripeto, la gente aspetta tutta la settimana per il venerdì, tutto l'anno per l'estate, tutta la vita per la felicità, ma tutto ciò che hai è ora, è ora, è ora. Carpe diem! Carpe diem è latino, questo non c'è traduzione. Carpe diem è carpe diem, dico io. Vabbè, comunque così, bella lunga, e con questa scritta, insomma, che non lo so, cioè questa qua sarebbe più per casa, eh. Un monito per me, per darmi da fare. Allora, l'ultima cosa di vestiti, poi ci sono tre trucchi. Ho preso pantaloncini di jeans corti, bermuda c'è scritto, special price. Boh, non so che special price mi hanno fatto, ma fa niente, volete saperlo? No, 16,99 che special price, tua sorella, vabbè, comunque la 40 perché voglio entrarci assolutamente. Sono dei bermuda normalissimi in jeans. No cara, voleva scendere, no, voleva suicidarsi, no. Quindi 5 tasche normali qui, anzi fatti molto bene, che quasi push up, e sotto, spero che arrivino alle ginocchia, hanno il risvolto che, volendo, si risvolta. Tutto ciò non è fantastico, sì, forse se mi entreranno nasconderò le ginocchia, sì, molto bene. Allora i trucchi, le ultime tre cose. Ah, eccolo qua. Allora, prima dei trucchi ci sono dei orecchini a 5 euro, 4,99, non ve lo dico neanche per non offendervi. Sentitevi offesi quando andate in questi negozi che vi scrivono 4,99, andate là alla cassa e gli dite: senta, ma mi sta prendendo in giro. È 5, anche più di 5 a volte. Vuoi stare un po' ferma? E sono questi, sono due come un po' questo più piccolo, col brillantino, poi due cerchi satinati e due invece lucidi, eccoli lì, che poi io non so come metterò, perché tre di qui e due di qui, non so come metterò, però voglio dire, mi servivano, che voi non avete proprio idea. Poi trucchi, di trucchi ho preso 4 cose. Ho preso il mascara nuovo, ma lo sapete che non ho più trovato questo? Non ditemi che è uscito di produzione, probabilmente nello stand dove sono andata io non c'è, ma io lo rivoglio, speriamo di ritrovarlo un'altra volta. Per adesso non c'era, non l'ho trovato. Ho preso questo, sempre dell'Essence Volume Stylist, 18 ore, mi cazzo faccio andare a dormire? Boh, no, scusate. Lash Extension Mascara con le fibre, Lengthening Fibers. Cosa hai mangiato stanotte? Pane vocabolario in inglese, non so, mi sono svegliata così. Molto bene, 12 ml, è viola, vediamo un po' il coso, il pennellino. È normale, normalissimo. Allora, prima di tutto, se sentite un ronzio, mi sa che è ancora Ugo. Ugo 2 la vendetta, però, perché l'Ugo originale era uscito, quindi se vedete un Ugo passare è Ugo 2 la vendetta. Secondo, se sentite delle persone parlare, borbottare, gridare, che ne so io,
è perché nel campo sportivo qui di fronte a me stanno facendo dei lavori. È d'estate, giustamente, perché non giocano a pallone. Ma non è fantastico? Vabbè, basta. Ho perso la mia matita marrone, sicuramente in questa stanza, nemmeno in questa casa. Adesso magari faccio così e dico, te lo chiedo a lei. No, non lo dico perché ho la paura di averla buttata via. Sapete quando io dico, ah, questo qui, che schifo, pam! Mi andava benissimo. E non l'ho più ritrovata. Prima di tutto, che non c'entra con la matita marrone che volevo io per andare a fare la linea infracigliare, cioè fantastico. Prima di tutto però vi volevo far vedere un eyeliner in penna dell'Essence ed è marrone, lo 03. È così. E naturalmente la scritta ci sarà da qualche parte. Così. Adesso non ci provo. No, perché sono troppo lontana, non ci vedo. Proverò. E poi, appunto, sono andata per prendere una matita marrone per occhi, per la rima inferiore, superiore e soprattutto infracigliare. Avete imparato questa parola? Per oggi siete a posto. Allora, ho preso della P2 questa matita marrone Kajal, Perfect Look si chiama, Kajal, ed è fatta così. Aspettate che guardo io. Ah sì, ok, bene, basta. Anche il camion c'è che fa rumore, sì, perché stanno tirando via il tetto del campo sportivo e lo devono rifare. Perciò quando è fermo il camion... Te vai spostare? Scusa, sto facendo un video! Alimortati! Allora... Ha spento? Grazie! Tutti in coro! E tutto ad un tratto il coro! Sono vecchia, ricordo queste cose vecchie, molto bene. Allora, matita occhi Kajal della Shaka. Non ho preso dell'Essence perché... Una che avevo dell'Essence l'ho buttata perché non scriveva niente. E allora ho detto, ma perché ricomprare la stessa identica ciofeca? A me piaceva quella dell'Essence, che forse ho buttato via, ma si chiamava Waterproof. Mi ricordo che c'era scritto Waterproof e non l'ho più trovata. Magari ritornerà, magari in qualche altro stand la ritroverò. Comunque anche questa è marrone, della Shark. Allora, proviamola un po'. Questa è della Shark. Ecco, già è molle. Vabbè. Comunque a me piace molle, io la voglio morbida, assolutamente. Questa invece no, questa invece è della P2. Ne ho poco perché questa qua si spezza. Cambia anche il colore del marrone, ok? E vi faccio anche vedere a questo punto l'eyeliner. Non male. Non male. Mi piace molto. Perché sempre vedendo sfumature e make up, un bacione grandissimo che se non vedrai mai i miei video, dice che a una certa età il marrone è meglio del nero. Ok, infatti questa mattina ho messo un marrone che avevo qui molto vecchio, però l'ho messo. Io ho inventato il try on all, ma vestiti indossati. Molto bene. Allora, i jeans vanno benissimo, la 40, ma sapete che soddisfazione entrare in una 40 dopo anni. Pochi mesi, vabbè, scherzo. Quindi sono molto felice, nascondo un po' le ginocchia. Il giusto. E questa è la camicia rosa XS. Vi volevate vedere con qualcosa di più stretto, giusto? Ecco, vi accontentate. Il bottoncino
è molto sexy. Se invece volete fare le monachelle, lo allacciate. Questa è l'aureola. No, ma io non sono una signora, una per cui la vita non è mai finita. Non è così, non fa niente. Prossimo outfit. E voilà! Questa è la seconda camicia. Dai, non è brutta. Blu e fucsia, sono fiorellini, campanule, facciamo finta, di sicuro non sono rose. Vabbè dai, dietro copre il giusto, non mica devo andare in giro con questi pantaloni, sono per casa, dai, oppure sabato e la domenica, sì, dai. Vai, prossimo outfit. Questa è la maglietta dei Guns N' Roses. Manichine molto corte, quindi teniamo ferme le braccia, mi raccomando. L'altra maglietta, vai. Heart was made for loving you, baby. Who will say it over me? Basta. Ultimo outfit, vai! E per l'ultimo entro dalla porta che non c'è. Ovviamo! Allora, questa è l'ultima maglietta. Quella grigia con la scritta motivazionale. Né vero. Non è lunghissima, ma non devo uscirci così. Resto in casa. Yeah! Sì, dai, così per scherzare, no? Adesso ho in mente la canzone dei Kiss, devo andare ad ascoltarmela assolutamente. I was made for loving you, baby. Love me. And I can't get another you, baby. Ma devo andare ad ascoltarmela assolutamente. Un bacione, grazie. Ci vediamo, se vi va, ad un prossimo video. Ma solo se vi va. Ciao ciao raga!